inizio il video ringraziando Simone che come sempre mi dà la possibilità, grazie al suo SkyGo, di vedere le partite della Serie B e quindi poter fare questo Bar Sport. E quindi sigla! Detto questo, ora che avete visto la sigla, se qualcuno vuole inviarmi un'altra sigla, sempre per il Bar Sport, però magari per la Serie B, non ne so, con la B mi hanno consigliato il rosso del Bar Sport, una cosa più carina, più professionale, sempre con la stessa canzone sotto, vi lascio, o vi lascio sotto, se me lo ricordo, le mail, oppure comunque ve la dico adesso, simone.sicolf96@gmail.com. Detto questo, iniziamo a parlare della giornata di Serie B. La prima partita di cui voglio parlare è quella che si è giocata fra Brescia ed Hellas Verona, il derby che è andato alla squadra scaligera. Continua invece la contestazione dei tifosi ai danni del Brescia, ovviamente, che nelle ultime 8 partite, pensate, ne ha perse 6. Attualmente il Brescia sta messo veramente male a livello di classifica, sta rischiando sempre di più di retrocedere in Serie C. Ora non è spacciato, anzi ci mancherebbe, però comunque so che si chiama Lega Pro, però comunque rischia molto. L'Hellas Verona invece rimane fra le 3 di testa, vittoria molto molto importante, c'è da dirlo. Il Verona secondo me ha giocato leggermente meglio e quindi si è meritato la vittoria, anche se come quasi tutti i derby è stata decisa da un episodio. Benevento Salernitana invece è stato il derby campano, e pensate ragazzi che questa partita è finita 1-1, ma quello che fa riflettere è che, secondo me, non me ne vogliono i tifosi della Salernitana, il Benevento ha dominato in lungo e in largo. Pensate che il portiere della Salernitana è stato chiamato a fare 2 miracoli, c'è stato un gol annullato per il Benevento, 2 rigori richiesti, il Benevento ha preso un palo, per cui ragazzi è stato un dominio a senso unico, una partita a senso unico, un dominio. E pensate che fino alla fine, fino all'ultimo momento, il Benevento stava persino perdendo, poi l'ha riaddrizzata. Punto che alla fine fa bene al Benevento per rimanere comunque in zona playoff, mentre per la Salernitana non è che serva un granché. Ok, si sta cominciando a rialzare, i punti fanno sempre brodo, però insomma forse una vittoria sarebbe stata meglio. Frosinone e Cittadella fanno una bellissima, secondo me, partita. Alla fine il Frosinone si accontenta di un punto, il punto che gli consente di rimanere in testa alla classifica. Diciamo che il Cittadella non è l'ultima squadra arrivata, in realtà è l'ultima squadra arrivata perché è appena salita dalla Lega Pro, però comunque si sta giocando anch'essa la promozione in Serie A, per quello che ha dimostrato. Quindi nonostante sia in calo, il Città ha fatto una gran partita e per me il pareggio ci può stare. Per il Frosinone va bene, anche per il Cittadella un pareggio in terra ciociara va più che bene, quindi complimenti a loro. Ascoli-Novara per me è stata la partita più bella in assoluto della giornata di campionato. Ha vinto il Novara per 2-1. Diciamo che l'Ascoli è quasi salvo, non voglio dire salvo perché comunque li ammazzerei, però è quasi salvo e quindi gioca con una tranquillità più evidente delle altre che rischiano la retrocessione, e questo si può vedere. Però c'è da dire che magari questa poteva essere la partita che dimostrava le ambizioni dell'Ascoli, perché non si sa mai, sapete come la Serie B, 2 vittorie e si torna in zona playoff. E proprio davanti al Novara, che si sta giocando la promozione verso la zona, sempre in zona playoff, doveva dimostrare di poterci stare. Gioca benissimo Cacia, che molto spesso va vicino al gol, qualche gol se l'ha anche mangiato, però tra le due squadre secondo me gioca meglio il Novara. Tanti contropiedi, ribaltamenti di fronte, parate dei portieri, miracoli, traverse. Alla fine la decide Galabinov. Pensate addirittura che dopo l'ultimo minuto della partita abbiamo visto 2 grandi azioni dell'Ascoli, che è andato molto vicino al gol, e una traversa o un palo, non mi ricordo, del Novara. Quindi ragazzi, pensate, vi faccio per farvi capire chi ha visto Roma-Napoli, gli ultimi 5 minuti di Roma-Napoli, è stata la partita fra Ascoli e Novara. Passiamo ad Avellino-Perugia. Avellino-Perugia per me invece è stata una totale sorpresa, perché il risultato finale è stato 0-5 a favore dei perugini, a favore degli umbri. E perché dico che è stata una sorpresa? Perché l'Avellino era chiamato a vincere per avvicinarsi proprio al Perugia, per le proprie ambizioni, e invece è stato totalmente distrutto, arato. Di Carmine ragazzi ha fatto una partita della Madonna, il miglior giocatore della giornata, una tripletta veramente esaustiva, ottimale, proprio ogni pallone che gli arrivava era un gol.
Avellino invece, che l'ho visto abbastanza nervoso, resta prima in 10, poi vabbè alla fine resta anche in 9, in 10 viene totalmente umiliato, comunque l'ho visto troppo nervoso. Stiamo attenti a questo Perugia, perché alla lunga, giocando così, potrebbe far bene. La partita invece secondo me più brutta della giornata è quella che ha messo di fronte il Carpi e lo Spezia. Una partita veramente brutta, ragazzi. Allora, il Carpi l'ha sbloccata subito, Di Gaudi ha fatto un gol dopo tipo 20 secondi, l'ha buttata lì gol, e poi il nulla da una parte e dall'altra. Sono rimasto basito, perché alla fine sono due squadre che possono ancora giocarsi la possibilità di promozione tramite playoff, che devono lottare per raggiungere i playoff a fine stagione, il piazzamento, eppure sembrava di vedere due Chievo-Verona, cioè perché dico così? Due squadre che hanno già ottenuto quello che devono ottenere, ovvero la salvezza, e hanno finito di giocare, due squadre che erano lì tanto per fare, non avevano voglia. Il risultato è stato ottimo per il Carpi, ma giocando così sia per il Carpi sia per lo Spezia non si andrà troppo lontano. Il Carpi, ragazzi, quest'anno lo vedo un po' troppo strano, perché per me doveva puntare immediatamente alla neopromozione, cioè a riandare subito in A. Però comunque, giocando così, veramente quest'anno è poca roba. Se in una partita gioca il Cesena, saprete già prima di vederlo che va avanti e poi prende gol. Questo è successo, stavolta tutto nel primo tempo, il Cesena la sblocca, il Cesena si fa recuperare e finisce 1-1 tra Cesena e Vicenza. Partita non troppo eccelsa, a dire la verità. Va avanti il Cesena con Laribi grazie a un... No, ha segnato Ciano, che quest'anno segna sempre lui, mi sono sbagliato. Laribi lo vediamo dopo, perché? Perché allora, beh, ha segnato Ciano, ok, poi il Vicenza recupera, grazie comunque il gol di Ciano è viziato da una paperata clamorosa di Benussi. Benussi, ragazzi, continua a fare paperate, a fine primo tempo si è fatto male, è entrato Amelia, e con l'entrata di Amelia abbiamo visto su, ho detto prima, mi viene il nome, su Laribi, una parata della Madonna. Questa è l'importanza di avere un portiere. Entella Bari finisce 2-0, anche qua per me è stata una sorpresa. Sappiamo che il campo della Virtus è veramente difficile, però sappiamo anche che il Bari stava giocando molto bene, soprattutto in questo periodo sembrava invincibile, sembrava stesse facendo una scalata verso la Serie A, e invece è andata male. È stata una bellissima partita, perché entrambi dovevano puntare alla vittoria, e quindi si scoprivano continuamente, si trovavano in spazi, quindi mi sono divertito, devo dire la verità. Però il Bari, diciamo che è stato troppo poco prudente, cioè tutti i gol dell'Entella, cioè due, sono nati da due distrazioni dei pugliesi. Per il Bari si complica un pochino il discorso, ma resta comunque ben piazzato, guardando anche le partite che mancano. Si gioca Spal-Pisa, finisce 1-1. Per il Pisa è un punto d'oro, un punto che fa brodo, perché il Pisa è quasi ormai salvo. Ovviamente ne la voglio tirare, perché sappiamo che la Serie B, se perdi 3 partite di fila torni giù, però è in una buonissima posizione. Spal che invece manca il sorpasso proprio grazie a questo, cioè per colpa di questo pareggio. Antenucci, ragazzi, fa un euro gol. Alla fine è un punto buono per entrambi, però dico solo una cosa: se Floccari non si fosse mangiato quel gol clamoroso, qua la situazione sarebbe stata molto diversa. Non cambia invece la situazione della Ternana, che continua a perdere indistintamente contro chiunque. E ragazzi, lasciatemi fare delle domande, perché non capisco cosa stia accadendo. La Ternana non vince mai, cioè io pensavo di vederla immediatamente in ripresa, perché comunque voi vedete che in squadra ha dei giocatori che comunque hanno voglia di rivalsa. Vedi Vari Monachello, di Akite, che è quel di Akite, Ledesma, Acqua Fresca, Sissoko, ha dei giocatori che hanno voglia di rivalsa, eppure li lascia praticamente tutti in panchina, e quelli che giocano non hanno voglia. L'unico che, diciamo, mi piace un pochino di più è Avenatti. Però ragazzi, la Ternana quest'anno sembra veramente spacciata. Questo era uno scontro salvezza contro la Pro Vercelli, dovevano assolutamente cambiare la rotta e questo non è avvenuto. Quindi dopo questa sconfitta la situazione si complica maggiormente. Sesta sconfitta di fila. Facciamo anche i complimenti alla Pro Vercelli, che con questo fa 3 risultati utili consecutivi e sta cercando sempre di più di uscire dalla zona salvezza, dalla zona retrocessione. Un'altra squadra che sta cercando di uscire dalla zona retrocessione, ma è più difficile, è il Trapani. L'ultima partita della giornata è Trapani Latina 1-1. Complimenti al Trapani, che continua a giocare bene. Settimana scorsa purtroppo per loro hanno perso in una gran partita, però ultimamente hanno racimolato parecchi punti. Mi fa venire i brividi a pensarci, perché era morto, era praticamente morto, ragazzi, spacciato. A un certo punto ha alzato la testa e ha cominciato a correre. Altra squadra che sta rischiando è il Latina, che è in piena zona playout. Certo è che in 3 punti ci sono 7 squadre, quindi stanno tutte lì ancorate, però comunque attualmente si trova in zona playout. Finisse oggi, andrebbe a giocarsi playout. Il Trapani invece è a meno 5 dai playout, quindi è parecchio, cioè proprio gli manca molto. Però io vi dico che secondo me si salverà, o perlomeno raggiungerà i playout, ma semplicemente perché
li guardo, cioè li vedo giocare, e vedo giocare bene, bene a pallone. Poi ovviamente non è che parliamo di una squadra, ne so, come il Frosinone, che ha anche un grande arsenale dietro, una squadra che gioca bene, però comunque parliamo di una squadra che, nonostante si trovi penultima in classifica, gioca bene per la posizione che ha, gioca bene per i punti che ha, per cui io penso che alla fine chi gioca bene porta a casa i propri punti, e vedremo se sarà così anche per il Trapani, me lo auguro per i tifosi appunto siciliani. Detto questo, questo video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, invito a lasciare un mi piace. Se il video vi ha fatto cagare, un dislike. Buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video.